Ben ritrovati a Yoga Therapy. Iniziamo subito questa sequenza per il tratto lombare. Ci mettiamo in piedi con le ginocchia leggermente rilassate e facciamo queste rotazioni, sempre più ampie, andando a riscaldare proprio il tratto lombare. Cerchiamo di inarcare al massimo ed appiattire al massimo il tratto lombare durante queste rotazioni. Fatele 20 e 20, poi vi fermate in piedi. Mettete una mano sull'addome e l'altra mano col dorso sul tratto lombare e imparate a fare questo esercizio che si chiama anteroretroversione del bacino, che vi aiuterà tantissimo a sciogliere questa parte ed è un ottimo riscaldamento. Poi ci mettiamo in quadrupedia. Mani sotto le spalle, ginocchia sotto le anche, cercate di essere in quadrupedia corretta e vedremo l'asana della tigre. Quando inspiriamo, solleviamo la gamba, guardiamo il soffitto, cercando di fare questo inarcamento con la schiena. E quando espiriamo, portiamo il ginocchio alla fronte. Ancora inspiro su, inarco, immagino di toccarmi la testa con la punta del piede, espiro, porto il ginocchio alla testa. Anche questo potete fare 10 e 10 o 15 e 15 per gamba, in base alla vostra capacità, alla vostra resistenza. Dopo vi mettete a pancia in giù, posizione di Markarasana, ecco, coccodrillo. Andate a portare le punte dei piedi verso l'esterno, gambe larghe, portate i gomiti sotto al mento e appoggiate il mento sulle mani messe a conca. Questa è una posizione passiva ma molto potente. Mantenetela per 2-3 minuti con gli occhi chiusi, respirando lentamente. Andrà proprio a portare beneficio al vostro tratto lombare. Dopodiché ci mettiamo in posizione supina, sdraiata, per fare il mezzo ponte dinamico. Allora, abbiamo i piedi larghi quanto il bacino, i palmi delle mani a terra. Con l'inspiro andiamo a portare l'addome contratto e schiacciamo tutto il tratto lombare a terra, quindi qui non c'è spazio. E continuiamo ispirando, sollevandoci. Arriviamo fino alle spalle e con l'espiro ritorniamo giù e rilassiamo. Ancora espiro, schiaccio a terra la lombare, vado su, espiro, torno giù. Fate questo movimento lentamente, inspiro, espiro, lentamente in modo dinamico, proprio per aumentare l'elasticità della colonna. Dopo allungate le gambe, prendetevi il vostro tempo se dovete riposare e facciamo dopo la torsione universale. Abbiamo una gamba tesa, l'altra gamba si piega e appoggia il piede sul ginocchio. La mano opposta va sul ginocchio, quindi per farvi capire bene, io ho la gamba destra tesa, la sinistra piegata, la mano destra va sul ginocchio sinistro, la mano sinistra va a terra col braccio teso, inspiriamo e con l'espiro il ginocchio scende da una parte e lo sguardo e la testa ruotano verso la mano. Per farvela capire bene, mi metterò in questa posizione. Ginocchio, mano opposta, l'altra mano, sguardo alla mano e con l'espiro giù, lentamente giù. E dobbiamo mantenere ognuna di queste torsioni per almeno 20 respiri, sentendo ad ogni espiro il ginocchio che va verso il pavimento e la schiena che sempre di più si allunga. Con un bel respiro, dopo invece sciogliamo la posizione. Facciamo l'ultima prima del rilassamento, che è quella più intensa che vedremo oggi. È la posizione del cobra, Bhujangasana. A pancia a terra, con le mani alle ascelle, i gomiti sono stretti, mento a terra, piedi e gambe rilassate. Inspiro, sollevo la testa, sollevo il petto e vado su, inarcando bene il tratto lombare, gambe rilassate. Se vi fa male il tratto lombare, stringete forte i glutei. Espiro giù.
Ancora inspiro su, forza, potenza, espiro giù. Se è troppo intensa, fate il mezzo cobra. Stava al Bhujangasana. Dobbiamo mettere a terra gli avambracci e i palmi delle mani. Mantenere questa posizione andando a lavorare in modo quasi statico. Quindi andiamo a aprire il petto. Quindi spingiamo con le mani e con gli avambracci, cercando di aprire il petto e col bacino spingiamo verso il basso. Quindi sono dei movimenti molto sottili ma intensi. E la manteniamo respirando lentamente, contando fino a 30 e poi rilassiamo. Questa asana lascio a voi decidere quanto tenerla perché è parecchio intensa. Per finire, il rilassamento di oggi che vi propongo è questo. È una posizione di rilassamento che deriva dalle scuole di yoga, che si chiama Instant Maui, ed è semplicemente un rilassamento con le gambe sollevate. Quindi prendete uno sgabello, una sedia, metteteci un cuscino se siete troppo duro e vi rilassate in questo modo, avendo le gambe sollevate. Il tratto lombare si raddrizza, si distende, si alleggerisce. Inoltre è anche ottima per calmare la mente e per alleggerire delle gambe affaticate e dolenti. Mantenetela per 10-15 minuti e dopo lentamente vi girate sul lato. E anche oggi è terminata la nostra sequenza. Io vi do appuntamento alla prossima, vi mando un grosso bacio e vi auguro buona pratica a tutti.